L'Aula ha approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio, con 21 voti favorevoli, PD e Italia Viva, 11 astenuti, Fratelli d'Italia e Lega e 2 contrari, Movimento 5 Stelle. Due gli obiettivi della legge: snellire il procedimento di formazione degli strumenti di programmazione territoriale e adeguare la normativa alle modifiche introdotte al testo unico sull'edilizia. La legge Marson è una legge che mira a salvaguardare il territorio, che mira a ridurre il consumo di suolo e quindi è una legge opportuna. Che la si adegui frequentemente è un segno di aggiornarla, di semplificare le procedure, di snellire la vita dei comuni e di adeguarsi a un contesto mutato. Con l'intervento di oggi noi facciamo due cose sostanzialmente: alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme che provengono dal testo unico dell'edilizia, favorendo la ricostruzione, favorendo la ristrutturazione e il recupero dei fabbricati. Come Commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema, per esempio, del recupero delle acque, favorendo l'insediamento di cisterne anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio. Abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre, che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri vivaisti e dei nostri agricoltori. Quindi un intervento che mira alla semplificazione e che, lasciando fermi i principi della legge, di cui abbiamo ovviamente bisogno. Una proposta che veniva da Italia Viva, una nostra battaglia che si concretizza, soddisfazione per i due voti determinanti di Italia Viva per consentire la modifica di questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani, che limita l'attività della copianificazione, che velocizza le opere pubbliche, ma che soprattutto crea sviluppo. Questa era la nostra battaglia politica, era un impegno politico assunto nel 2020, quando ci siamo candidati in coalizione a sostegno del Presidente Giani. Oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi nel merito delle questioni sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge Italia Viva nella maggioranza, non soltanto perché senza i nostri due voti non avremmo avuto la maggioranza dell'Aula, ma soprattutto perché siamo importanti e propulsivi rispetto a una politica riformista di questa regione. Il Partito Democratico per l'ennesima volta ha portato una mini modifica alla legge urbanistica, la famosa Marson, la 6514, che conoscono bene i professionisti e i tanti operatori anche del diritto che si trovano all'interno dei comuni. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio, ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni, che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, che in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione, e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provocano il blocco dell'attività edilizia con un doppio danno, cioè i comuni non incassano gli oneri di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi, e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni, sono circa 10 modifiche l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marson del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e
una semplificazione vera e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie con altri enti e anche con privati. Quindi questo è il punto e crediamo che veramente non si possa una volta mettersi una maschera se si parla con certi tipi di associazione e altre volte un'altra. Serve chiarezza, la ratio della legge è stravolta e quindi è una legge da rifare. Diciamo che io mi sono astenuto perché nella mancata chiarezza della legge 65 che è stata più volte cambiata, modificata, non siamo riusciti a raggiungere ancora un testo che possa essere perfettamente comprensibile ma soprattutto perfettamente utilizzabile, perché credo che sia importantissimo un coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che devono poi mettere in atto queste questioni. Per cui sicuramente qualche cosa di buono c'è, perché anche il cercare di semplificare un pochino tutto quello che è l'iter autorizzativo è importante e sicuramente va nella direzione giusta, ma credo che se non abbiamo chiaro noi ciò che vogliamo raggiungere, ancora più difficile lo sarà per coloro che devono metterla in pratica. È un progetto che io ho voluto con forza dall'inizio di questa legislatura e finalmente siamo riusciti oggi a presentarlo. Così il presidente Masseo ha dichiarato nel presentare a Palazzo del Pegaso il progetto Mappe geografiche nelle scuole, realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e l'Istituto geografico militare di Firenze. La presentazione, a cui erano presenti gli studenti della prima classe sezione A della scuola secondaria di primo grado Machiavelli di Firenze, ha sottolineato la volontà di mettere a disposizione di studentesse e studenti di tutte le scuole secondarie di primo grado della Toscana strumenti che consentono loro di conoscere meglio il mondo in cui vivono, a partire dalla nostra regione, per arrivare all'Italia e al mondo intero. Ringrazio l'Istituto Geografico Militare, Generale Panizzi, perché per noi è un'eccellenza della nostra terra e lavorare insieme permette alle ragazze e ai ragazzi di essere cittadini attivi, di conoscere di più la nostra regione, le condizioni geomorfologiche, capire in quale terra bellissima e unica al mondo vivono. Noi vogliamo lasciare alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di diventare sempre più cittadini della nostra regione e sapere che da oggi in ogni classe delle scuole medie della Toscana ci sarà una cartina geografica della nostra regione dà il senso di quello che è l'impegno che vogliamo portare avanti. E poi tutto questo lo facciamo made in Tuscany, lo facciamo insieme all'Istituto Geografico Militare, lo facciamo insieme all'Ufficio Scolastico Regionale Toscano. Insomma, quando le istituzioni fanno sinergia e danno risposte così belle alle ragazze e ragazzi, vuol dire che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Alla presentazione sono intervenuti Carla Maltinti dell'Ufficio Scolastico Regionale e il generale di Corpo d'Armata Massimo Panizzi, comandante dell'Istituto Geografico Militare. Questo è il quarto progetto che andiamo a presentare nel corrente anno scolastico. È frutto di un lavoro di sinergia interistituzionale che vede coinvolto il Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio scolastico, la scuola che gestisce le risorse economiche e non ultimi gli studenti. L'evento oggi mette al centro l'Istituto Geografico Militare, che intendiamo ringraziare per questo prezioso dono che viene fatto alle scuole, circa 1500 classi prime che riceveranno le carte geografiche della Toscana e dell'Italia. Quindi buono studio ai ragazzi e alle ragazze e buon lavoro a tutti i docenti, grazie. Quella, la parola chiave è la sinergia. Il fatto che l'Istituto Geografico lavori per i giovani attraverso la regione è fondamentale, diciamo che è l'output, è il risultato cui noi ambiamo. Fare cultura della geografia vuol dire poi
rendere i nostri ragazzi consapevoli dell'importanza della geografia, che poi vuol dire conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, delle genti, delle problematiche, in ultima analisi appassionarsi del territorio. Questo direi è il bel risultato. Se ce la facciamo, direi che è un grande risultato. E poi ha detto il presidente Mazzeo: viviamo in una delle regioni italiane più belle in assoluto. E come potremmo noi guardare i nostri giovani che vivono qui e non conoscono il loro territorio, quindi non possono approfittare della bellezza e delle sue caratteristiche. Beh, rappresentano sicuramente la capacità delle donne, i talenti delle donne di andare avanti nonostante ancora ci siano tanti ostacoli, tante discriminazioni e le donne non siano ancora libere di fare il loro percorso di vita. Queste donne ce l'hanno fatta con tanta capacità, tanta determinazione, tanta forza e possono essere di esempio per tutti, per le donne per prime ma per la società in genere, che è possibile costruire un percorso lavorativo, di carriera, di vita appunto paritario tra uomini e donne. 11 donne, 11 storie, esperienze d'eccellenza al femminile che hanno lasciato il segno nella nostra regione, premiate nel corso della cerimonia intitolata La forza delle donne, storie di protagonismo femminile in Toscana, in occasione della Giornata internazionale della donna. La cerimonia, tenutasi a Palazzo Bastoggi, è stata promossa dal Consiglio regionale e dalla Commissione Pari Opportunità. Ma noi vogliamo raccontare la forza e il valore delle donne che ce l'hanno fatta in vari ambiti, quelli sportivi, quelli imprenditoriali, quelli sociali, le donne che mandano un messaggio di speranza ad altre donne. Viviamo un tempo particolarmente complesso, solo nel 2024 in Toscana altri due casi di femminicidio. Noi abbiamo la necessità di essere tutti, a partire da noi uomini, da parte delle donne, perché bisogna ridurre quel gender gap che ancora esiste. Bisogna costruire condizioni di accesso al lavoro che sia uguale per tutti. Bisogna ragionare sempre più come regione con politiche che abbiano lo sguardo delle donne, e questo è l'impegno che noi ci prendiamo oggi qui, perché il racconto di queste storie vorremmo diventasse la normalità. Come detto, sono 11 le donne premiate: Albiera Antinori, imprenditrice, Eleonora Gallerini per il centro aiuto donna Lilith delle pubbliche assistenze di Empoli. Siamo un centro antiviolenza e abbiamo 14 sportelli su tutto il territorio, praticamente in tutti i comuni nel circondario. Questo perché vogliamo essere presenti là dove le donne hanno bisogno, perché quando una donna subisce violenza è difficile anche muoversi da casa per più di pochissime ore, e quindi vogliamo essere là presenti. Oltre a questo abbiamo le case rifugio, ne abbiamo 6, 3 aperte quest'anno, proprio perché è importante dare accoglienza nel momento del bisogno. Quando una donna decide di non subire più, di rivolgersi a chi la può aiutare, dobbiamo dare delle risposte concrete, e la casa rifugio è importante perché in quel momento la donna deve venire via da casa, dal suo ambiente, da tutto, proprio perché purtroppo potrebbe rischiare la vita. Oltre a quello abbiamo anche le case, 2 per l'autonomia. Questo è molto importante perché la donna deve ricominciare a vivere. Poi Ilenia Garofalo, Miss Coraggio 2023. Non siamo tanto quanto quello che ci accade, quanto la capacità di reagire, rialzarsi, e penso che la determinazione sia una qualità che ci contraddistingue davvero. Quindi il mio messaggio è per tutte le donne di trovare sempre questa forza di rimettersi in gioco, di ripartire, anche se diversamente, ma ripartire. Parlate anche di bellezza, bellezza esteriore, la grande bellezza interiore che hai riscoperto dentro te stessa. Esatto, ho sempre saputo bene o male di avere una bellezza anche interiore, ma era come se la mia bellezza esteriore, non vorrei essere troppo modesta, ma era come se avesse offuscato questa parte di me, e l'aver rivisto tante cose appunto del mio aspetto estetico dovuto appunto a questa paralisi che ho avuto mi ha fatto davvero dire: aspetta un attimo, ma
c'è tanto di più, Ilenia è molto di più di un viso, di un sorriso, di un corpo. Ancora Veronica Conca, medica e ricercatrice all'Università di Pisa. Sto attualmente frequentando il dottorato di ricerca nell'università che mi ha formato e con il gruppo di lavoro che tutti i giorni, diciamo, insieme a me condivide sia l'impegno che comunque le piccole gioie che tutti i giorni nella ricerca e nel curare i pazienti oncologici a Pisa appunto possiamo vedere nei nostri ambulatori. E voglio ringraziare ovviamente i miei colleghi perché ricevo questo premio, ma il premio in realtà è per tutto il gruppo e la mia tutor, la professoressa Cremonini, che è la mia mentore, che mi guida in questi diciamo, passi avanti verso la ricerca e verso soprattutto la cura sempre più vicina per i nostri pazienti. Ancora dalla provincia di Pisa, Cecilia Rabassi Tessieri, imprenditrice nel campo della cioccolata di qualità. Sì, il mio ultimo progetto è quello, dopo aver viaggiato tutto il mondo, aver conosciuto persone che lavoravano in questo settore, ho deciso in un piccolo paese della campagna della Valdera, a Capannoli, che è poi il paese dove sono nata, di creare questo ambiente, proprio un'aperta campagna molto particolare, dove noi ospiteremo le persone che assaggeranno i cioccolati, faremo meeting con riunioni e parleremo a livello internazionale di questo prodotto così particolare e sarà la possibilità di far conoscere un prodotto veramente che per molti è il primo sostentamento, perché spesso le piccole piantagioni di cacao dove noi ci riforniamo sono frutto di lavori familiari, quindi dove lavorano anche molto le donne, finalmente avrà la possibilità di essere espresso al massimo in un cioccolato di eccellenza. Le altre premiate sono Sandy Iannella, allenatrice di calcio, Maria dell'Urquinoñez Montano, campionessa di atletica Master 45, e Caterina Antropova, pallavolista, Sara Barzotti, vulcanologa, Elda Ferrucci Agostini, imprenditrice, e Daniela Vullo, ricercatrice.